Quando editi le tue immagini di paesaggio potresti incappare in 6 tipologie di errori, errori che avrei voluto conoscere anch'io prima in modo tale da poterli evitare, ma ti dirò di più, nonostante ormai faccio fotografia da tanti anni, nonostante l'esperienza che ho maturato e il video che ti sto portando, tuttora io ogni tanto incappo in uno di questi errori, quindi il video che ti porto può essere utile ad entrambi, a te per imparare qualcosa di nuovo e a me per ripassare i fondamentali. Ciao a tutti, io sono Alessio, se non mi conosci mi occupo di fotografia, faccio prevalentemente escursioni fotografiche e con questi video voglio cercare di portare le mie esperienze, le cose che imparo a disposizione di tutti in modo tale che possano tornare utili. Ma adesso iniziamo appunto con il primo degli errori che generalmente andiamo a fare quando editiamo le nostre immagini. Spesso diamo poca importanza al bilanciamento del bianco. Sì, certo, all'inizio dell'editing andiamo a fare delle regolazioni per correggere delle dominanti di base sui file RAW, ma basta, finisce là. In realtà è molto importante e andrebbe controllato durante tutte le fasi di editing, perché un'errata impostazione del bilanciamento del bianco o non corretta fa perdere contrasto cromatico, ovvero la fusione tra i colori all'interno di un'immagine, perdi profondità per quanto riguarda l'immagine stessa e ne riduce tantissimo l'impatto visivo. Quindi è molto importante questo aspetto e ti porto un esempio pratico, un'immagine che ho realizzato tempo fa per farti capire di cosa si tratta. Questa è un'immagine che ho realizzato in Val Venezia poco tempo fa, autunno ovviamente, e puoi notare questa immagine già editata che ha un forte contrasto cromatico. All'interno dell'immagine ci sono dei blu del cielo, c'è questa montagna con delle dominanti blu sulle zone d'ombra che va bene, qui però ci sono dei tratti di roccia molto arancioni, qui tutta la zona alberi è fantastica con dei verdi di varie tonalità, gli arancioni degli alberi. Qui in basso troviamo il ruscello con il suo blu caratteristico, insomma c'è un forte contrasto cromatico. Tuttavia, se adesso io vado a fare degli interventi sul bilanciamento del bianco, noterai come cambia totalmente l'impatto, vanificando proprio questo contrasto cromatico. Ed infatti vado qui sul selettore della temperatura e guarda cosa faccio, lo porto verso una temperatura più fredda, vedi che l'immagine perde totalmente il suo contrasto cromatico. Vale anche l'opposto, se esagero scaldando l'immagine, sì, magari a primo impatto ci dà l'impressione che così sia molto più autunnale, ma vedi che qui i contrasti tra i verdi si sono persi totalmente, sono rimasti un po' tra i blu e la montagna. Regolare correttamente il bilanciamento del bianco, così eccessivamente blu, così eccessivamente caldo, dovremmo trovare la via di mezzo per avere il massimo contrasto possibile tra i colori all'interno della nostra immagine. Non tutte le immagini sono semplici da gestire sotto questo punto di vista, quindi con Lightroom si può trovare un trucchetto che consiste nell'aumentare la vividezza in modo estremo, in modo da far venire fuori proprio queste dominanti e capire meglio come gestirle. Ad esempio qui prendo vividezza, lo porto a valore massimo, vedi come si sono estremizzati al massimo i contrasti cromatici ed ecco che allora io posso andare qui a fare le regolazioni del bilanciamento del bianco per trovare magari la combinazione giusta. Vedi che adesso ogni intervento viene proprio amplificato in modo estremo, quindi magari trovo, ecco, questo qui è il contrasto maggiore possibile tra i blu, gli aranci, i verdi. Ok, fatto questo posso riportare vividezza a zero o comunque regolarla con dei valori differenti per comunque avere alla fine il miglior contrasto cromatico possibile. Quando iniziamo l'editing delle nostre immagini siamo tentati spesso ad aumentare un po' troppo la saturazione dei colori e questo succede perché l'occhio umano è attratto dai colori molto saturi, molto forti. Tuttavia se non prestiamo un po' di attenzione a questo aspetto rischiamo di rendere l'immagine un po' troppo squilibrata. Prendiamo come esempio questa immagine che ho editato con Adobe Lightroom. Un tramonto sul lago intorno, tre cimi di Lavaredo sullo sfondo, qui c'è un cielo bellissimo, però qui per cercare di esaltare il tramonto sul cielo ho esagerato con la saturazione di tutta l'immagine. Guardiamo com'era l'immagine all'inizio, era così e dopo è così. A primo impatto magari può sembrare buona, ma in realtà è una saturazione eccessiva. Come si risolve questa problematica? La prima è quella di fare degli interventi molto più delicati. Partendo quindi dall'immagine di base, invece di aumentare tantissimo la vividezza e saturazione, potrei decidere di lavorare veramente con dei piccoli dosaggi della stessa, eccola qui, vividezza e saturazione,
veramente molto poco, andiamo a vedere prima, dopo, e già questo può bastare. Questa immagine tuttavia necessiterebbe anche di un aumento del contrasto, e qui devo ricordarmi una cosa che ho già spiegato anche in altri video: aumentare il contrasto porta con sé un effetto collaterale che è l'aumento della saturazione. Ecco allora che devo ricordarmi questa cosa: se ho la necessità di applicare anche del contrasto oltre alla saturazione dell'immagine, prima di applicare la saturazione, applica il contrasto e lascia la saturazione alla fine, solo se necessario. Riprendo quindi l'immagine di base come era prima, e adesso, prima di fare degli interventi su saturazione e vividezza, vado ad aumentare il contrasto. Quindi aumentiamo un po' il contrasto ed ecco cosa succede. Vedi che aumentando il contrasto i colori diventano più intensi, potrai anche schiarire un po' di più le ombre. Ok, ci siamo, vediamo, prima, dopo, vedi come i colori sono diventati molto più intensi. Posso ridurre un po' i bianchi per recuperare dettagli sul cielo, ottimo, però già qui ho un aumento della saturazione dei colori. Non ho quindi la necessità di intervenire ulteriormente su vividezza e saturazione per intensificarli. Devo controllare quello che sto facendo. In alternativa, se voglio aumentare solo la saturazione del cielo, invece di colpire tutta l'immagine, lavoro con le maschere in modo mirato. Quindi ad esempio su questa immagine potrei andare a creare una maschera solo sul cielo, come in questo caso, e poi magari, ecco qui, dare un colpetto di saturazione soltanto al cielo. Vediamo prima, dopo. È veramente delicato, però il risultato sarà decisamente migliore rispetto a quello che avevo fatto inizialmente. E l'ultimo consiglio in questo senso è anche quello di prenderti delle pause durante l'editing, una cosa che faccio sempre. L'occhio umano si abitua alle dominanti, si abitua all'intensità dei colori e ci dà delle percezioni diverse da quelle che sono la realtà. Quindi prenderti delle pause, vai a berti un caffè, un tè e poi rimettiti davanti al computer. Vedrai la stessa immagine con occhi diversi e ti renderai subito conto se hai un po' esagerato con determinati interventi, in questo caso sulla saturazione e vividezza dei colori. Oggi disponiamo di software per l'editing fotografico che includono degli strumenti veramente molto avanzati basati sull'AI, strumenti che ti permettono di lavorare meglio le tue immagini. Ma attenzione, non sto parlando di strumenti basati sull'AI intesa come il software fa l'editing al posto tuo, ma sto parlando di strumenti che ti permettono di fare cose in modo molto più semplice e preciso. Ti porto un esempio pratico. Ho un'immagine dove voglio fare un intervento specifico sul cielo, quindi devo selezionare il cielo. Ecco allora che posso sfruttare oggi degli strumenti basati sull'AI che analizzano l'immagine e mi selezionano in modo molto preciso il cielo, ma dopodiché sarò io che dovrò fare l'intervento in base ai miei gusti, in base al risultato che voglio ottenere. Dobbiamo infatti ricordare che gli strumenti sono solo strumenti e siamo noi che dobbiamo utilizzarli nel modo più opportuno. Ma anche qui vediamo adesso che ci sono dei margini di miglioramento molto elevati, quindi ti porto sul desktop del mio computer per analizzare un'immagine proprio di questo tipo. Ed eccomi qui con un'immagine che ho realizzato sulle tre cime di Lavaredo, e su questa immagine io voglio far risaltare un po' di più il cielo. Quindi cosa vado a fare? Vado a selezionare il cielo sfruttando uno strumento basato sull'AI, quindi da Lightroom seleziono cielo e in automatico vedi che mi ha selezionato il cielo. Dopodiché vado a fare i miei interventi che ritengo opportuni. Qui ad esempio vado ad aumentare il contrasto, abbasso un po' le luci, vado su rimozione foschia, eccola qui, aumento anche la chiarezza, è un po' troppo azzurro, quindi magari vado sulla saturazione, riduco un po' la saturazione, o vado anche ad adattare un po' il bilanciamento del bianco. Ecco, ho fatto un intervento. Apparentemente potrebbe anche andar bene, vedi, ho fatto risaltare il cielo. Tuttavia, come puoi notare, qui si vede una sorta di, diciamo, alone, uno stacco troppo netto tra il cielo e la terra. E anche qui, se vado ad analizzare questo punto, magari potresti notare un leggero alone. Adesso magari non si nota molto, ma esagerando un pochino con gli interventi, comparirebbe qui un alone, uno stacco non naturale. Ecco allora che io posso migliorare ulteriormente l'intervento che ha fatto l'AI selezionando qui il cielo, e vado a sfruttare una funzione qui su Adobe Lightroom che consiste in interseca maschera con cosa? Con una sfumatura lineare. In pratica io su questa maschera che ha creato in modo automatico l'AI vado ad applicare una sfumatura lineare col metodo interseca. In sostanza il metodo interseca consiste nel fatto che tra le due maschere che io vado a creare mantiene solo le parti in comune ed esclude tutto il resto. Quindi sfumatura lineare, vedi che adesso io posso creare qui una sfumatura, andiamo a vedere la maschera, eccola qui.
La vedi molto bene la sfumatura che scorre, però noterai che come risultato finale si limita sulle parti in comune. Adesso qui la vedo tutta, ma se esco vedo solo le parti in comune, tant'è che io posso andare qui fuori e vedi che qui dove prima c'era la maschera basata sulle AI adesso c'è una sfumatura, ed è quello che vado a fare, vado a sfumare un po' il bordo. Andiamo a vedere il risultato com'è alla fine, prima, dopo. Ecco allora che comincia a diventare molto più naturale l'intervento, perché ho migliorato la fusione delle due maschere con cielo e terra. Ed è questo il punto sul quale vorrei indirizzare l'attenzione, ovvero dobbiamo sfruttare gli strumenti basati sulle AI per renderci le cose più semplici, ma dobbiamo anche ricordarci che le AI non è che fa tutto in modo perfetto, quindi dobbiamo essere sempre noi anche che analizziamo l'immagine, la vediamo nel suo insieme e cerchiamo di andare a dosare o fare degli interventi aggiuntivi per migliorare già il buon lavoro che ha fatto l'AI. E in questi casi, proprio tra lo stacco tra il cielo e la terra, sono uno degli elementi dove l'AI potrebbe non essere preciso, oppure quando vai a fare delle selezioni tramite l'AI devi sempre ricordarti di gestire poi questa cosa in modo tale da rendere il più possibile naturale questo tipo di intervento. Torniamo a parlare dei tramonti e ti chiedo di immaginare una scena che vai a fotografare dove il sole è proprio lì davanti a te che sta per scomparire dietro l'orizzonte. Vedremo un'immagine di questo tipo fra poco. Ad ogni modo, in quel contesto, in fase di editing, generalmente facciamo l'errore di voler recuperare un po' troppo le luci e facciamo due errori. Il primo è ritenere che quella zona sia eccessivamente sovraesposta, quando in realtà è naturale e normale che sia così. E dopo andiamo a recuperare un po' troppo i dettagli delle luci per vedere tutte le cose che sono lì sul bordo dell'orizzonte, snaturando di fatto la foto come è nella realtà. Però si può rimediare a questa cosa ottenendo bene o male entrambi i risultati, sia recuperare un po' di dettaglio ma mantenendo l'atmosfera tipica del tramonto. Quindi andiamo sul desktop del mio computer e vediamo proprio un'immagine di questo tipo. Ed è come appunto con questa immagine. In questa scena dove io ho recuperato un po' le ombre per tirar fuori del dettaglio, avrei la tentazione magari di utilizzare lo slider delle luci dei bianchi per recuperare dettagli. Vedi che in questo modo io riesco a recuperare tutti dei dettagli qui sul bordo della montagna dove il sole sta tramontando, anche le nuvole. Ma in realtà, agendo in questo modo, io sto snaturando la foto stessa. Infatti l'immagine iniziale era di questo tipo. Io invece ti chiedo di agire in un altro modo. Vai sempre sia a recuperare un po' delle luci per recuperare un po' di dettaglio, ma non troppo, vedi, abbasso un pochino quanto basta per cominciare a vedere un po' di dettaglio qui attorno. Magari vado a dare delle sistemate aggiuntive, potrei aumentare un po' l'esposizione per recuperare ulteriore dettaglio qui nelle zone d'ombra, dopodiché ecco ancora una volta vado a recuperare un po' con le luci, ma senza esagerare, non devo andare a vedere il tondino del sole, ma rimane lì quel punto luminoso, ecco, può bastare così. Ma guarda cosa vado a fare successivamente, vado ad enfatizzare piuttosto che smorzare questa atmosfera, e lo faccio attraverso l'utilizzo di una maschera gradiente radiale. In pratica l'intervento che voglio fare è rendere ancora più suggestiva questa atmosfera del tramonto con la luminosità del sole che coinvolge la scena. Ed infatti vado a prendere questa maschera sfumatura radiale, vado qui sul punto del centro del sole, lo amplio in questo modo, ecco qui, e guarda cosa vado a fare. Scorro fino a chiarezza di mozione foschia e guarda ad esempio con chiarezza, vado in negativo. Vedi cosa succede? Ma in negativo si crea un effetto sfumato. E posso anche rincarare la dose con rimozione foschia in negativo. Ed ecco allora che vedi, ho creato questa sfumatura che posso adattare in base a quello che voglio ottenere. E andiamo a vedere prima o dopo, prima, dopo. Vedi che ho creato questa sfumatura, questo effetto chiarore, bagliore, come vuoi chiamarlo, che in realtà è molto naturale e rende di fatto questa immagine del tramonto molto più suggestiva. Tra l'altro, avendo questo gradiente radiale proprio in quel punto del sole, posso anche agire un po' con il bilanciamento del bianco per regolare un po' la dominante della luce del sole che va ad influenzare un po' tutta la scena. Eventualmente, dopo aver fatto questo intervento, potrei aggiungere anche una seconda maschera, sfumatura lineare,
dall'alto verso il basso, per ecco sì in questo caso andare a rendere questa zona un po' più scura, quindi creare un po' di stacco rispetto a prima. Eccola qui, vedi? Ho creato questo leggero stacco, vedi, del cielo, però lì in mezzo rimane questo bagliore del sole che rende il tutto molto molto più piacevole. Alla fine vado a fare i ritocchi finali eventualmente. C'è un contesto dove facilmente ci facciamo prendere la mano. Io per primo mi rendo conto di esagerare spesso in queste situazioni e sto parlando nelle scene dove abbiamo del cielo molto nuvoloso, magari che si mescola col terreno, e quindi noi vogliamo magari andare a far risaltare un po' di più le nuvole. Ecco che lì andiamo a utilizzare strumenti come chiarezza, rimozione e foschia, però andiamo a utilizzarli in modo un po' troppo eccessivo, un po' troppo pesante, e ti faccio vedere proprio con un'immagine di questo tipo. Prendo questa immagine che ho realizzato sul passo rolle, un contesto ideale per l'esempio che voglio portarti, e qui voglio far risaltare un po' di più le nuvole sul cielo. Vado a selezionare il cielo attraverso una mascheratura basata sull'AI, cielo, vedi che mi seleziona tutto, qui si potrebbe migliorare ma teniamola buona così com'è, e vado a fare degli interventi con rimozione foschia e chiarezza. Aumento rimozione foschia, vedi che vengono fuori i dettagli, anche chiarezza, potrei utilizzare anche texture, molto bella, molto piacevole, vedi anche qui dei riflessi dominanti del cielo, molto belle, di raggi solari un po' più caldi, molto molto carino. A primo impatto può sembrare un buon risultato, ma in realtà non è così, è un intervento eccessivo, e per questo motivo ti ho consigliato prima di prenderti delle pause durante l'editing per rivedere quello che hai fatto. L'ideale sarebbe metter via tutto e riprendere le immagini magari il giorno dopo. Ora solo in quel modo ti rendi conto se hai esagerato. Tuttavia, anche già in fase di editing si può lavorare in un modo ottimale per limitare i danni o per fare le cose bene fin dall'inizio. E in questo caso è anche abbastanza semplice. Infatti qui io ho lavorato con una singola maschera, eccola qui, che va a colpire il cielo dove ho applicato l'intervento di chiarezza, rimozione foschia e texture. Bene, se io vado qui in alto, trovo il fattore che si trova non solo su Lightroom, ma si trova anche su Capture One. E questo qui in sostanza di default è su 100, se lo porto a 0 è come non aver applicato l'intervento, a 200 è applicato al doppio dell'intensità. Bene, partendo da 100 io solitamente lo porto a 0 e comincio ad aumentare un pochino. Lo porto ad esempio, che ne so, a 50, eccolo lì, 50, e con l'occhiolino vado a vedere qual è l'impatto prima, dopo, prima, dopo. Già con 50 vedi che c'è quella cosa in più che dà dettaglio alle nuvole senza essere troppo invadente, ma magari posso fare dei test, provo a mettere adesso un 60 o un 70, insomma il concetto è fare delle prove, dei confronti. Posso usare anche lo strumento di clonatura che ci mette a disposizione Lightroom come tanti altri strumenti per avere più copie della stessa immagine con interventi differenti per poi capire qual è l'intervento ideale. Nel mio caso ad esempio preferisco lavorare in questo modo, vediamo prima o dopo col valore 50, metto un 70, vediamo prima, dopo. Ecco che già il 70 mi sembra eccessivo, quindi secondo me l'ideale è proprio un 60, eccolo qui, prima, dopo, 60 o addirittura 50. Vedi come molto velocemente cambia d'approccio all'editing. Prima avrei utilizzato un valore molto elevato, mentre adesso mi rendo conto che il valore 50 è più che adeguato alla scena per rendere le nuvole molto più interessanti, ma senza esagerare. Spesso nelle nostre immagini facciamo degli interventi atti a migliorare la nitidezza dei particolari, specie quando abbiamo un'immagine ricca di dettagli. Tuttavia, quando facciamo questi interventi, spesso ci dimentichiamo che l'aumento della nitidezza comporta anche un aumento del rumore digitale, rumore digitale che si nota soprattutto nelle aree più uniformi della nostra foto. Tuttavia, c'è la possibilità di intervenire per limitare questo problema con degli strumenti che sono già previsti dai nostri software di editing fotografico, e vediamo proprio con l'immagine come si comporta e come si utilizza. Prendo questa immagine che è già stata editata e che presenta quest'area molto bella della montagna, ricca di dettagli che però non sono proprio ben evidenti. Sarebbe meglio aumentarne un po' la nitidezza sfruttando gli strumenti che abbiamo qui a disposizione su Lightroom nell'area dettagli. Qui possiamo infatti migliorare la nitidezza.
come raggio vado ad impostare un valore, come consiglio di solito, massimo 1, dopodiché lavoro col fattore e vedi che aumentando questo valore, ecco cosa succede, lo vedi molto bene sulla montagna, come i dettagli vengono fuori, insomma è un po' più piacevole da vedere. Ecco allora che l'immagine così potrebbe andare bene. Tuttavia, questo intervento, e magari l'hai già notato, guarda cosa comporta sul cielo. Mi comporta tutta questa granulosità totalmente innaturale, che può andare bene se è limitata, non serve proprio diventare pazzi, tuttavia se è eccessiva è il caso di smorzarla un pochino, ma non serve smorzarla intervenendo con riduzione, rumore eccetera, che quella lì va a colpire tutto. Si può intervenire con lo stesso strumento di miglioramento nitidezza, perché già quello ha delle funzionalità che permettono di limitare questo effetto collaterale. Infatti lo strumento nitidezza che noi abbiamo utilizzato presenta anche questo slider mascheratura. Cosa fa mascheratura? Vado a riportare l'immagine al 100%, guarda cosa faccio, è a 0, tieni premuto il tasto Option su Mac o Alt su Windows e muovi questo slider. Vedi che portandolo a valori elevati si crea questo stacco bianco-nero, sembra una maschera, e di fatto è una maschera, perché questa mascheratura va a limitare l'intervento della nitidezza, dove le zone bianche vengono colpite dall'aumento della nitidezza, le zone nere no. Quindi in sostanza io vado a creare una maschera. Ecco allora che magari utilizzando questa mascheratura e rilasciando tutto, se io vado a vedere qui adesso il dettaglio, noterò che il rumore è decisamente inferiore rispetto a prima. Vediamo, prima, eccolo qui. Anche in questo caso magari la compressione di YouTube non rende giustizia, ma la differenza è notevole. E questa mascheratura mantiene comunque i dettagli sul versante della montagna, ma va a smorzare l'aumento del rumore nelle zone un po' più uniformi. Ovviamente poi tutto andrebbe condito anche con l'intervento in modo selettivo della riduzione rumore-luminosità o cromatico, eccetera, insomma tutto quello che ci va dietro, ma sono step successivi. Qui ti sto dando proprio le basi sulle quali iniziare l'editing delle tue immagini, in modo da evitare gli errori di base, come ho detto, fin dall'inizio di questo video. Per concludere, con questo video ti ho suggerito 6 punti sui quali devi fare attenzione, errori sui quali non dovresti incappare e errori sui quali io tuttora comunque inciampo ogni tanto, e questi video mi servono anche per tenermi allenato, per tenere la mente fresca e ricordarmi delle cose alle quali devo fare attenzione. Ma ad ogni modo c'è un fondamento di base, secondo me, che dovresti sempre seguire per non fare dell'editing un po' sbarellato, diciamo. E prima è quello di applicare gli interventi con gradualità e non essere un po' troppo estremo, e l'altro è quello di riguardare le immagini, l'editing che hai fatto a distanza di tempo. Quindi fai l'editing come ti viene a primo impatto, dopodiché lo lasci lì, lo riprendi in mano dopo un giorno o due, lo riguardi e magari lì già ti rendi conto se hai esagerato, se sei stato troppo soft oppure se sei sulla strada buona. Ad ogni modo, vai qui sotto nei commenti, lasciami il tuo feedback, fammi sapere cosa ne pensi, se ti è piaciuto, se ti ho dato qualcosa di utile. Io ringrazio ancora tutti i sostenitori del canale, veramente tutti, li trovi qui elencati, sono delle tantissime persone alle quali non so che altro dire, grazie, grazie, grazie. A me non resta che ringraziarti per avermi seguito fino a qui e ci vediamo al prossimo video, al prossimo episodio. Ciao da Alessio.